Un povero immigrato dalla Calabria, ok? Ha dovuto finanziare gli agnelli e la Juventus, ok? Questa è la battuta che ha fatto Breccia, che resterà nella memoria dei tifosi viola. Ma la serata di Rocco Commisso, RTV 38, ospite di Zona Mista, è stata molto più di questo. Il presidente della Fiorentina ha raccontato tutto, i suoi progetti, le sue ambizioni, la sua amarezza per le troppe critiche ricevute, a suo giudizio, ma ha anche voluto mettere in chiaro una volta per tutte che non è disposto ad accettare compromessi su quello che, concluso il mercato e presentato il progetto definitivo per il centro sportivo, adesso gli sta più a cuore, ovvero il nuovo stadio. Io voglio essere più diretto che mai sentito. Bene, se Rocco e sua moglie farà lo stadio, deve essere nuovo. Cioè, punto e basta. Il tycoon italo-americano lavorerà assiduamente al progetto da presentare a Roma nei prossimi giorni, poi dovrà tornare in America. Ma prima di mettere di nuovo piedi a New York, vuole avere le idee più chiare. Magari ci sarà tempo anche per ricevere quella telefonata di saluto da Federico Chiesa, che ancora non è arrivata. Chiesa è finito, ok? Io sono deluso, come lui si è comportato con noi, ok? Con la Fiorentina. Non l'ha ancora chiamata? Ah? Non l'ha chiamata? Non solo l'ha chiamata, è venuta, abbiamo dovuto mandare i documenti a Coverciano perché non voleva venire alla squadra dove ai campini, ha capito, a segnare. Il padre si è sentito, il padre di Chiesa ci ha parlato. Il padre mi ha mandato un messaggio, ma non Chiesa. Al di là di questo sassolino rimasto nella scarpa di Rocco, Chiesa ormai è passato. Adesso c'è una squadra rinforzata con altri elementi che dovrà provare a fare meglio dello scorso anno. L'anno scorso decimo posto, 49 punti, ma 17 punti in meno dal sesto posto che vale l'Europa. L'obiettivo principale quest'anno qual è? Migliorare la posizione o ridurre il gap dall'Europa, dal sesto posto? Bella domanda. Ok ragazzi, guardate qua. Mi volete intrappolare? No, è impossibile. No, lui si sta provando. Guarda, c'è un famoso motto di Rocco. Io non dirò mai bugie, questo me l'ha imparato mia madre, e non farò mai promesse che non posso mantenere. Okay? E terza cosa, under promise and over deliver. È meglio di fare meno promesse meno e di fare meglio delle promesse che hai fatto. Certo, ecco, okay? Esatto.